Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Valcuvio in Forma. In occasione della commemorazione della battaglia di San Martino, prima lotta della Resistenza, il comune di Cassano Valcuvia ha organizzato un evento intitolato Frammenti di Memoria, San Martino, zona d'onore. Vediamo. Cassano Valcuvia ha reso onore all'eredità storica che la Resistenza le ha affidato con una grande giornata dedicata al ricordo e alla memoria. Protagonista assoluta la prima battaglia della Resistenza varesina, quella del San Martino, avvenuta tra il 14 e il 15 novembre. La battaglia, data la grande disparità di uomini e mezzi tra nazisti e partigiani, si concluse con una ritirata di questi ultimi, ma fu una dura prova per i tedeschi e rafforzò il sentimento dei partigiani. La cerimonia si è conclusa con l'inaugurazione della mostra costituita dai reperti provenienti dagli archivi di Alberto Croce, Francesca Boldrini e del giornalista Franco Giannantoni, che troveranno spazio nel nascente Museo della Resistenza che avrà sede proprio a Cassano. La provincia di Varese si conferma ancora una volta capitale della Resistenza. Ma io direi la provincia di Varese storicamente ha avuto un ruolo veramente molto importante. Non dobbiamo dimenticare che in questa realtà c'erano molte industrie che venivano utilizzate sotto il profilo bellico, per cui la possibilità che è stata data anche da parte di tantissimi lavoratori di boicottare queste attività indubbiamente è stato un segnale molto positivo che ha alimentato la resistenza, non solo quella armata ma anche quella di tutti i cittadini. Cassano Valcuvia onora l'eredità di aver avuto, come tra i suoi episodi della sua storia più recente, proprio una delle prime battaglie partigiane. Sì, certamente è stata una delle vicende storiche più belle della Resistenza, una delle prime attività di resistenza armata, e il fatto che sia nata proprio qui in questo paese evidentemente era il segnale molto positivo che bisognava ribellarsi allo strapotere, all'occupazione di un paese straniero, e bisognava ovviamente cercare di concretizzare anche attraverso la lotta armata per contrastare questo strapotere, che poi ha avuto, diciamo, si è concretizzato purtroppo in una battaglia che, dal cui esito abbastanza scontato, ma che è stato, diciamo, molto emblematico e molto significativo anche per alimentare ulteriormente questa idea della libertà e della democrazia, che poi fortunatamente, come abbiamo visto, si è realizzata. Cassano onora questa eredità che ha ricevuto dalla Resistenza italiana. Sì, giustamente onora, ma soprattutto onora dal mio punto di vista nel modo giusto, quindi non solo con un ricordo sterile ma con grandissima partecipazione, che è il vero modo di onorare e di ricordare chi per noi si è battuto ed è morto, come in questo caso, per avere una libertà maggiore e una democrazia. Credo che questo sia importantissimo, quindi vivere nel modo vero del termine, soprattutto per le prossime e le future generazioni, che non sia solo un ricordo ma la memoria vera, vissuta e sentita. Sono state levate alcune voci di incertezza riguardo appunto al ruolo che oggi ha la provincia di Varese per la nascita di alcune frange estremiste. Secondo lei il problema c'è veramente? Ma io per natura sono una persona che pensa positivo, quindi senza nulla togliere a questa realtà, purtroppo a questa realtà che si è innescata, però credo che non si debba essere così come dire, traumatizzati da questo. Sono purtroppo dei rigurgiti dal mio punto di vista fisiologici, non per questo non ci devono far abbassare la guardia e non debbano essere presi in considerazione, ma ripeto, sono una persona che pensa positivo e quindi non credo che ci sia questo rischio così importante, però non abbassare la guardia. Comunque una mostra come questa dimostra che le testimonianze possono portare avanti.
Sì, e soprattutto, come è stato detto, questa mostra, anche se durerà una settimana, ma sarà partecipata da più di 500 alunni, e questo è, diciamo, l'aspetto fortemente positivo. Quindi entrare nel mondo della scuola, nel mondo dell'educazione e nel mondo della crescita, che nella scuola si forma il cittadino del futuro.